dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo Esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano pressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia." Egli non sapeva quello che diceva, mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra all'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva questi è il figlio mio l'eletto ascoltatelo appena la voce cessò restò Gesù solo essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto Domenica scorsa abbiamo ascoltato il Vangelo delle tentazioni di Gesù. Gesù che ha preso la nostra condizione umana viene tentato come noi siamo tentati. Oggi la liturgia ci propone il racconto della trasfigurazione. L'orizzonte dei due episodi della vita di Gesù non potrebbero essere più distanti. Il brano delle tentazioni è a tinte scure. Il principe delle tenebre affronta il Signore Gesù. Il brano di oggi è nello splendore massimo della luce, del, del sole. Gesù appare nella sua divinità. La trasfigurazione è un anticipo della risurrezione di Gesù. Il tempo di Quaresima... ci propone ogni anno nella prima domenica il racconto delle tentazioni, nella seconda domenica il racconto della trasfigurazione. La liturgia fa questo per prenderci per mano e farci fare il cammino di quaresima così che comprendiamo come dobbiamo vivere come dobbiamo crescere nella nostra fede. La quaresima certamente è rappresentata maggiormente dal racconto delle tentazioni. La quaresima è il periodo in cui noi siamo chiamati a Vivere, riflettere sulla nostra condizione umana, che deve fare i conti con il peccato, con il maligno, che dobbiamo compiere un cammino di conversione, dobbiamo fare scelte fondamentali, come è stato chiamato Gesù nel deserto tentato dal diavolo a fare le scelte fondamentali. Ma la Quaresima non è fine a se stessa. La Quaresima è cammino verso la Pasqua. Il racconto della trasfigurazione è un anticipo della Pasqua. Per cui all'inizio del periodo quaresimale noi abbiamo ben presente che dobbiamo impegnarci a vivere la Quaresima per orientarci, per giungere preparati alla Pasqua. Se la Quaresima è immagine della nostra vita terrena, la Pasqua è la nostra vita eterna. Ecco allora che Gesù deve educare gli Apostoli e noi oggi che leggiamo questo brano del Vangelo, che lui è vero Dio, vero uomo. Non bisogna farsi prendere dalla delusione perché Gesù si è mostrato vero uomo, è stato tentato dal diavolo. E poi Gesù ha detto agli apostoli, guardate, noi stiamo andando a Gerusalemme, lì io sarò preso, dovrò soffrire molto, essere consegnato, venire crocifisso. Grande delusione prende gli apostoli. Come? Lui che ci ha detto di essere l'inviato di Dio, il Messia, il Salvatore, il Figlio di Dio, lui va a terminare sulla croce, come possiamo credere in lui? Allora la trasfigurazione come esperienza di Pasqua, come esperienza di risurrezione, vuole confermare gli apostoli che Gesù va ascoltato quando dice che per salvare, per compiere la propria missione, di Messia e Salvatore deve passare attraverso la sofferenza e la croce, così va ascoltato quando dice che Lui è la risurrezione e la vita. L'Evangelista Luca ci presenta l'episodio della trasfigurazione ambientandolo mentre Gesù è sul monte in preghiera. Spesso Luca ci presenta Gesù in preghiera prima di raccontare un evento particolarmente significativo. In preghiera Gesù è in intima Unione con il Padre. Gesù che è venuto, inviato dal Padre, compie la volontà del Padre, è in intima comunione con il Padre. E questo ci dice che se Gesù vive questa intima comunione con il Padre, questo dialogo continuo con il Padre, anche noi, se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo pregare, pregare sempre, senza stancarci, come dice sempre l'evangelista Luca in un altro passo del vangelo. E mentre prega avviene questa trasfigurazione, cioè Gesù si trasforma. È un mutamento l'umanità viene trasformata nella divinità, Gesù manifesta la sua divinità, ma l'uomo non può fare esperienza della divinità in sé, così neanche i tre apostoli che Gesù ha scelto. Ecco, allora che fanno esperienza della gloria. Per gli Apostoli è un'esperienza inimmaginabile, indescrivibile. La luce, il bagliore, sono tentativi di esprimere l'esperienza della divinità, Gesù che appare come un bagliore, una folgore di luce, un faro di luce. E accanto a Gesù appaiono Mosè ed Elia. A rappresentare la legge e i profeti, a rappresentare cioè la rivelazione di Dio nelle scritture di cosa parlano? Parlano dell'esodo di Gesù che stava per compiersi a Gerusalemme. Ma cos'è questo esodo? È l'evento della passione morte e risurrezione. Tutta la rivelazione, tutta la scrittura è orientata verso l'evento pasquale, evento di passione morte e risurrezione. Gli apostoli che fanno questa esperienza pietro che è il più spontaneo dice ma è bello per noi essere qui essere di fronte a Gesù che manifesta la propria divinità rimaniamo qui facciamo tre capanne una per Gesù una per Mosè, una per Elia. Ma l'evangelista dice era talmente preso che non capiva, non sapeva quello che diceva, non sapeva eh, cosa dire, ma manifestava tutto il proprio entusiasmo. Ma Gesù fa capire che quello è un momento, un momento forte, importante, un momento che conferma la fede degli apostoli, la nostra fede, ma la quotidianità è la quotidianità di scendere dal monte Tabor, dal monte della trasfigurazione per affrontare le difficoltà della vita. Non è ancora il momento della Pasqua. Nella nube si ode la voce del Padre che in maniera solenne, come già era Avvenuto al battesimo di Giovanni, riconosce Gesù come il Figlio. Questi è il Figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Molto importante questo comando del Padre. Ascoltatelo. Ascoltatelo sempre quando dice parole che vi convincono e quando dice parole che non vi convincono, vi sembra che eh, la vostra logica sia migliore di quella di Gesù. Ma ascoltate Lui perché Lui solo ha parole. Di vita eterna, lui solo è il rivelatore del Padre, lui solo può indicarvi la via alla vita. Ascoltatelo.